Ciao ragazze! Allora, solo la settimana scorsa ho avuto tantissime richieste per quanto riguarda la manicure a effetto caviale. Allora, vi dico la verità, a me non fa impazzire, però comunque diciamo che adesso è un must del momento e la si sta cominciando a vedere. E voi siete interessati a sapere come si realizza. Ancora in Italia mi risulta, poi se magari sbaglio, qualcuno ne sa di più, scriva qui sotto che così un po' tutte lo impariamo, non esistono ancora questi kit, cioè la vendita di questi kit per realizzarla. E comunque mi sono informata, non sono niente di più e niente di meno che un kit che comprende uno smalto, delle microperle di colore simile ovviamente allo smalto e un top coat. Quindi alla fine diciamo che sì, il kit è pratico perché è già fatto, però non è proprio così necessario. Se ci procuriamo comunque le microperle, gli smalti bene o male li abbiamo tutti, top coat anche, quindi comunque direi che è di facile realizzazione anche se non abbiamo questo famoso kit. Per realizzarlo serve veramente poco perché comunque vi dicevo appunto vi procurate uno smalto, delle microperle. Mi raccomando, le microperle sempre in vetro perché altrimenti se prendete le microperle in plastica purtroppo scoloriscono a contatto con lo smalto, a contatto con il gel, a contatto con l'acrilico, sempre. Questa manicure nasce per essere fatta su unghie naturale. Poi niente però ci vieta di realizzarla anche con il gel. Anzi, sarà anche più duratura. Però comunque nasce per unghie naturale, quindi io vi faccio vedere nel caso come si va a fare. Allora, procuratevi delle microperle del colore che volete. Perché a me comunque risulta che questi kit sono abbinati appunto queste microperle. Però i colori mi hanno detto che sono un pochino limitati, poi non so se mi hanno riferito bene o male. Nasce in effetti in nero questa nail art perché appunto il caviale è nero. Però comunque l'ho vista anche bianca, multicolor anche, mi sembra di averla vista. Però mi hanno detto che i colori saranno un po' limitati. Se invece noi ci procuriamo un bel set di microperle, gli smalti bene o male li abbiamo, cioè proprio ce la creiamo in tutti i colori che vogliamo. Io sono andata a prendere ad esempio un rosa e lo vado a abbinare appunto a queste microperle. Andiamo a vedere come si fa. Allora, prima della stesura dello smalto, come solito, io poi sto operando su una tip, quindi comunque diverso. Applicate sempre comunque una base trasparente per evitare che l'unghia si ingiallisca e si indebolisca, perché specie se lo smalto è buono, è una buona lacca, può però andare a rovinare l'unghia se non la proteggete prima. Quindi comunque a priori abbiamo steso prima una base. Poi andiamo a prendere il nostro smalto, lo agitiamo e lo andiamo a passare sulla nostra unghia. Diamo una prima passata. Andiamo a prendere le microperle. Vi consiglio di mettere sotto un fazzolettino che così potete recuperarle, se per caso vi cadono. E le andiamo a spargere sullo smalto che, essendo ancora bagnato, aggrappa. La superficie deve essere coperta proprio benissimo. Dopodiché andiamo a dare una seconda passata di smalto. Siate lievi nella stesura perché adesso già abbiamo applicato il microperle, quindi non andate a fare una cosa troppo tirata, altrimenti ve le portate via.
stessa cosa, andiamo a riprendere le micro perle e le facciamo sempre cadere. Coprite per bene anche quelli che sono i lati, mi raccomando, altrimenti l'unghia nei laterali sarà brutta da vedere. Quando avete coperto per bene tutta l'intera superficie, vi fermate. Se vi risulta qualche buchetto vuoto, finché lo smalto è ancora bagnato, con il polpastrello andate a picchiettare. Oppure se c'è qualche microperla un po' troppo a rilievo, perché magari un paio si sono sovrapposte, lievemente con il polpastrello ve le andate a sistemare. Vi consiglio di prendere lo spot dalla parte sottile e se il giro cuticolo vi risulta irregolare, di sistemarlo un po', perché così sarà più bello da vedere, fin quando ancora appunto lo smalto non è secco. Allora, io come vi ripeto non sono amante, poi magari comincio a vederla in ogni dove, mi appassiono anch'io, mi ci faccio le mani e i piedi e mi vedete con questo effetto caviale in ogni dove. Però quello che mi piace ancora meno di questo nail art, adesso ve lo vado a svelare, è che per far seccare tutto questo ottimamente servono 15 minuti circa. Io già sono poco amante dello smalto perché stare lì ferma ad aspettare che si secchi mi manda proprio al manicomio. Quindi sarà difficile secondo me che andrò mai a fare queste unghie. Poi comunque non è detto, magari il prossimo video che vi faccio mi trovate con le unghie caviale anch'io, mi scoppia la testa, non lo so. Comunque, come vi dicevo, scusate, adesso servirà un quarto d'ora. Dopo comunque circa 5 minuti che abbiamo applicato la seconda passata, abbiamo teso questi 5 minuti, andiamo a prendere un top coat. Dopo poi comunque vi metto i nomi dei prodotti che ho usato, se vi dovessero interessare. Lievemente lo andiamo a passare. Tenete il pennello in sospensione, non esagerate con la pressione. E soprattutto mi raccomando le punte e i laterali perché saranno i primi che andranno a sbeccare. E attente perché comunque le micro perle ancora stanno attaccando. Attente più che altro nei laterali, se un po' di prodotto vi dovesse essere trabordato, rimettetelo in linea. Ok, è finita. Come avete visto, non è di lunga realizzazione, non è difficile. L'unica cosa proprio è la certosina pazienza che si deve purtroppo andare ad aspettare che proprio asciughi, perché comunque deve essere asciugato ottimamente. E vista la sovrapposizione di prodotti e delle microperle che sono una nail art particolare, purtroppo serve del tempo affinché questo avvenga. Un'idea molto carina che ho visto appunto realizzata con questa caviale manicure appunto è anche multicolor, quindi se voi avete già un set di microperle, vi siete comprati un po' di microperle in colori vari, semmai prendete un contenitore, ve le mescolate, create il multicolor e andate a fare la stessa cosa, viene un po' un'unghia ad effetto dolcetto. È molto carina secondo me da vedere. Detto questo, spero che sia tutto chiaro. Se c'è qualche cosa, mi raccomando, sempre sotto. Vi metto nel finale del video una foto per vedere al meglio la nail art realizzata. E vi mando un grosso bacio. Ciao a tutte!